spirituale presso l'Istituto di Teologia della Vita Consacrata, Claretiano, della Pontificia Università Veronese di Roma, e così ancora direttore del Centro Studi Missionario Blati, e anche responsabile da alcuni anni della Scuola BA, che è il Centro Studi del Movimento dei Focolari. Quindi una persona che assume in sé due carismi, potremmo dire, quello dei Blati e quello di Diana, vuol dire un carisma che è capace di accogliere in sé tutti gli altri carismi. È autore di moltissimi saggi, non ve ne cito perché altrimenti l'elenco sarebbe lunghissimo, sia saggi di taglio scientifico sia divulgativo, e anche, se qualcuno di voi vuole seguirlo, di un blog molto bello che lui tiene su internet, e che è veramente un arricchimento, no? Ci porta da Padre Fabio, ci guida, ci fa seguire un po' la sua vita con degli sprazzi veramente di luce, anche quelli molto molto belli. Vi presento anche un pochino meglio Vincenzo Pola, detto già prima che è professore ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi e docente di sociologia delle religioni. Perché abbiamo invitato Enzo? Perché Enzo è un esperto, dal punto di vista degli studi sociologici, del cattolicesimo italiano. Ha iniziato i suoi studi in realtà da un'altra nazione, dalla Polonia, è uno degli esperti del movimento importante che è stato Solidarność, ha scritto pagine importanti, e poi è passato a studiare appunto il cattolicesimo italiano con una particolare attenzione proprio per le aggregazioni laicali. Sia lui che ora anche alcuni suoi allievi si sono occupati di vari movimenti ecclesiali. Cedo ora quindi prima la parola a Padre Fabio, che ci spiegherà, ci introdurrà in quest'opera, e devo dire che non a caso lui è il curatore della raccolta delle parole di vita di Chiara, non solo perché è stato molto vicino a Chiara per tanti anni, uno dei collaboratori di Chiara, ma un collaboratore anche attento proprio alle parole di vita, ma ce lo spiegherà lui. Sono molto grato di questo invito. Il primo motivo è perché è una gioia per me potervi introdurre alla lettura di questo volume, ma anche perché mi avete invitato a Cosenza, Rende, questa regione che si crea, è la prima volta che vengo da queste parti. Sono passato una mezza giornata da Paola molti anni fa, ed è tutta la mia Calabria. Sì, a pranzo una volta sono passato a Cosenza, no, a Catanzaro, Cosenza mai. Sono passato di passo sempre, sono passato a vedere il grande monastero che c'è sulla Serra, come si chiama? San Bruno. Quindi grazie, questa mattina ho potuto vedere la cattedrale. Dico cattedrale e arrivo su Eccellenza. Questo è l'istituto, perché appunto dicevo che è la prima volta che io vedo Cosenza. E per adesso ho visto la cattedrale, con una villa d'eccezione, il museo diocesano, con un'altra villa d'eccezione, e adesso la gente di Cosenza, finalmente, voi. E poi ringrazio perché mi avete dato l'occasione di incontrare gli Oblati, la mia famiglia e la Cosenza. Bene, che cosa vi racconto io questa sera? Bene, innanzitutto poi ci sarà un dialogo tra noi due, vediamo cosa mi domanda, cosa mi risponde, cosa io domando a lui. Ma prima appunto due parole. Potrei dire due parole su come è nata, cos'è la parola di vita, e una parola su questo libro,
perché questo libro? Come è nato questo libro? Avrei per cominciare in maniera? Ecco. Allora, la parola di vita. Forse tutti conoscete, forse, quel foglietto mensile che viene distribuito, ha raggiunto 4 milioni di copie, ha raggiunto le 90 traduzioni in tante lingue. È qualcosa di molto semplice, molto umile, non è un grande tesoro letterario. E perché ha avuto e ha questa diffusione capillare che arriva nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle carceri, negli ospedali? La parola di vita ha una storia meravigliosa. È cominciata, mi pare, qui a Cosenza nel 1920, il giornale Parola di Vita, vero? Parola di vita. Ah, queste parole di vita. Ma così, qualche anno più tardi, sul Trentino, iniziava un'altra parola di vita. E la storia è molto semplice. C'è questo gruppo di ragazze, durante la guerra, che sono così follemente innamorate di Dio. Quando suona la sirena dei bombardamenti, scappano e vanno nel rifugio. Un rifugio, per modo di dire, erano delle cantine, non è che fossero più attrezzate contro le bombe, si cascava una bomba lì sopra, era finita proprio una tomba. Comunque erano dei luoghi di rifugio. Queste ragazze corrono in questi luoghi di rifugio e non c'era luce, probabilmente andava via la corrente quando c'erano gli attacchi aerei, quindi arrivavano lì con una candela e al lume di candela leggevano l'unica cosa che si portavano scappando di corsa nel rifugio: il Vangelo. Ragazzi, domani, non è che fossero di suore o... ragazzi normali, però erano talmente innamorate di Gesù, del suo Vangelo, che se lo portavano dietro. E nei rifugi, appunto, a lume di candela, mentre i bambini piangevano, loro leggevano il Vangelo. E questa esperienza di leggere il Vangelo era talmente originale per loro, talmente forte, che a un modo erano impressionate da queste parole di Gesù. E appunto percepivano che erano parole di vita, cioè parole che davano la vita. In un momento tragico come la guerra, a rifugiati da sotto, presi dalla paura, dagli urli, chi dava la vita? Mentre le bombe davano la morte, chi dava la vita era il Vangelo. Quindi erano incantate dal Vangelo e uscivano da questi rifugi pieni di vita, non pieni di morte, pieni di vita, con un desiderio. Queste parole di Gesù, Gesù le ha dette perché noi viviamo. Non basta leggere, sono parole di vita perché danno la vita, ma anche perché devono essere tradotte in vita, devono essere vissute. Questo è il duplice significato di parola di vita, che dà la vita e che domanda di essere vissuto. Naturalmente, questa Chiara Rubik, che era un po' alla testa di questo gruppetto di ragazze, quando leggeva un Vangelo, poi le diceva: ma secondo me, questa parola bisognerebbe viverla così, così e così. E spiegava come si poteva vivere quel brano del Vangelo che aveva. Partivano dal rifugio, ognuna col desiderio di mettere in pratica, di vivere come lei aveva insegnato. Allora non è che scrivessero un commento. Chiara Rubik non scriveva un commento, parlava con le amiche, diceva
come lei sentiva che dovevamo vivere da Jeff. E gli amici che facevano? Tornano a casa, trovano altri amici. E con loro, a loro volta, leggevano il Vangelo e spiegavano. Il commento che adesso è stampato, non era stampato, era stampato nel cuore di queste persone. E ognuno lo riferiva a modo suo. Ma soprattutto, siccome è parola di vita, mettendo in pratica queste parole, queste ragazze, gli cambiava la vita. E quindi cominciavano a raccontarsi tra di loro quello che vivevano, come vivevano, quelle che adesso noi chiamiamo le esperienze sulla parola di vita. E allora nel tranquillo, piano piano, si diffonde questo modo di vivere. Leggere il Vangelo, commentarlo e soprattutto raccontarsi come si vive. Poi, siccome appunto erano sparse queste ragazze qua e là, perché non mandare per scritto a tutte il commento che nasceva nel cuore di Chiara? E così Chiara comincia a scrivere, ma lo fa poche volte. Ogni tanto scrive, ma l'importante non era scrivere, l'importante era raccontare, trascrivere. Dopo, sul Un Giorno Trentino, cominciano a pubblicare qualcuno di questi commenti. Poi lei nel 48 va a Roma e sul giornale La Via cominciano ad apparire alcuni di questi commenti. Era nata la parola di vita. La parola di vita. Dei commenti semplici. I primi sono tutti come quelli che il Papa scrive adesso. Avete letto l'ultima lettera del Papa? Gaudete ed esultate. È eccezionale. Il Papa dà del tu a tutti. Tu. Scrive del tu alle persone. E mentre le precedenti lettere del Papa, tutti i papi, sono sempre indirizzate a gli arcivescovi, i vescovi, questa non è nessuna manifestazione, perché è indirizzata a tutti e dà del tu. A me è impressionato leggere questa lettera, che il Papa dà del tu, perché parla a noi. Nel ruolo di vita, Chiara dà del tu. Alle persone che erano le amiche, dappertutto. E sono dei commenti al Vangelo che non hanno niente a che fare con i nostri commenti dotti, di esegeti. Sono commenti semplici. Perché? Perché lei voleva arrivare a tutti. Voleva arrivare alla gente semplice. E quindi lo scrive in maniera semplice. Non si vergogna. Non si vergogna di essere semplice. E mai profondo. Perché profondità e semplicità possono benissimo stare insieme. E le sue parole di commento semplici, appunto, che possono essere lette a luna, si leggevano nelle stalle la sera, che la stalla era l'unico luogo caldo della casa, e tutti i vicini di casa si riunivano nella stalla e leggevano la parola di vita. Quindi erano per i contadini, per gli operai, ma la leggevano anche i professori. Era nata la parola di vita. Prima, ogni giorno prendevano una parola dal messalino, poi ogni settimana, e poi cominciano a scriverla ogni mese. In maniera fosse tradotta, diffusa in tutto il mondo. Così nasce la parola di vita. È abbastanza chiaro? Perché raccogliere in un libro questi foglietti volanti? C'è una grande sapienza. Valeva la pena cominciare con ci ha spiegato Maria Antonia prima che sono previsti 15 volumi, ha
abbiamo cominciato dal quinto valore di vita. Perché? Perché sono le cose che più sono diffuse, più popolari, più note. Sembra non avere nessun valore, perché sono semplici, invece hanno la profondità del Vangelo. E allora il primo volume che volevamo fare era proprio raccogliere questi piccoli commenti che Chiara ha scritto. E spesso ci sono delle esperienze, quelle che raccoglievano allora, fanno parte del commento. Ecco, quando ho ricevuto questo bellissimo e onderoso volume, che tipo di riflessione? La prima riflessione che mi è venuta in mente era, come dire, quello che è successo quando è morto Gesù. Cioè, quando è morto Gesù, ci sono state delle persone che avevano visto la loro vita cambiata incontrandola, o che avevano visto la loro vita cambiata perché avevano incontrato coloro che avevano incontrato Gesù. E queste persone si sono posti un problema, che nulla andava perso della bellezza di ciò che avevano incontrato, e nulla andava perso. Allora, la prima domanda era, guardando queste 600 pagine, l'incontro con lo straordinario, l'esperienza con lo straordinario, in che modo poi può essere resa su un foglio di carta? In che modo quello spirito, quel carisma iniziale può essere rincontrato all'interno di queste pagine, no? E soprattutto, come può essere incontrato né in maniera nostalgica né in maniera emozionale, ma proprio con la dinamica stessa con cui queste pagine sono state scritte, no? Che è bellissimo quando leggevo, no? Diceva prima padre Fabio, leggere un versetto e nel frammento c'è tutto, nel frammento c'è la possibilità di ricevere e di incontrare Gesù. E la metodologia di questo frammento che viene ripetuto nel corso del racconto è di questo racconto in cui non c'è soltanto la riflessione sul brano del Vangelo, ma diventa parola e diventa fatto. E spesso infatti c'è anche in coda alla parola di vita il racconto di un episodio, no? Veramente questa umanità toccabile con le mani. Allora, come questo strumento all'interno dell'esperienza del movimento dei popolari può continuare ad essere parola di vita concreta, non nostalgia, ma possibilità per chi oggi dovesse leggere queste pagine di rincontrare ciò che l'esperienza che hanno vissuto coloro che hanno incontrato direttamente Chiara. Io non sono un grande cuoco, non cucinare, però insomma io cucino tante volte. Per 20 anni nella mia comunità ho fatto la cucina io per gli altri miei fratelli sacerdoti. Però un conto è quando tu prepari da mangiare, un conto è quando ti siedi a tavola e mangi. Quando prepari da mangiare, sai tutti gli ingredienti. Quando ti siedi a mangiare, te lo gusti, è tutta un'altra cosa. Allora, io vorrei raccontarvi a proposito la mia esperienza. Io ho cucinato il libro, bene? Cioè, l'ho preparato. Quando l'ho finito, è stato pubblicato, il mio superiore, che sono religioso, mi ha detto: bravo Fabio, hai scritto, hai preparato un bel libro, adesso sarebbe l'ora di viverlo. Mi ha detto, no, che comincia a sapere queste cose. Va bene. Era il 22 agosto, e io ho detto: da ora ogni giorno io leggo un commento. E ho cominciato il 22 agosto a leggere commenti, uno per giorno.
non è più il curatore, era il fruitore. Io, leggendo queste cose qua, ho provato una meraviglia incredibile. Cioè, io, dovendo scrivere questo libro, ho dovuto leggerlo, studiarlo, lavorarci, ma un conto è appunto far da mangiare. Un conto è mangiare. Adesso mi sono messo a mangiare questo qua. E io vi dico la verità, me lo sto gustando. Difatti, uno dei primi commenti della parola di vita dice: abbiamo ricevuto la nuova parola di vita. E dice: non è che noi dobbiamo studiare, la prima cosa da fare è né studiare né pensare come farò a viverla. La prima cosa, quando mi arriva la parola di vita, dice lei, è me la gusto, cioè è parola di Dio, è Dio che mi parla. Fammi ascoltare cosa dice Dio, fammi ascoltare, che bello. Poi dirò, ma cosa vuol dire, come si fa a viverla, cosa viene dopo. Prima te la deve gustare questa parola che Dio ti rivolge. E parlando con Chiara, appunto, leggendomi adesso ogni giorno queste cose qua, mi si conferma una cosa che mi aveva detto, che mi ha detto più volte, perché io ho avuto questa gioia quando di collaborare con lei, e anche di aiutarla negli ultimi anni, quando lei non stava tanto bene, così aiutarla a fare questi commenti. E lei mi diceva: vedi, come fai a farlo? Queste parole sono tutte diverse. Qui nel Nuovo Testamento ci sono tante parole diverse, si parla di questo. Però noi, quando facciamo il commento, alla fine tutti i commenti portano allo stesso punto. Tutti i commenti ci dicono che dobbiamo amare. E dice, tutte le volte che noi prendiamo la parola di vita, qualsiasi sia, qual è il risultato dentro di noi? Che abbiamo? E lui ricordava quello che aveva intuito tanti anni prima, quando diceva: se tu prendi l'ostia e la spezzi in due parti, e poi in quattro parti, e poi in otto parti, tu spezzi Gesù, no? In ogni pezzettino, in ogni frammento, c'è tutto Gesù. Così il Vangelo. Il Vangelo è la parola di Dio. Nel Vangelo c'è Gesù. Ma se io spezzo il Vangelo, prendo una frase, o un'altra, ognuna è tutto Gesù. E siccome Gesù è amore, Dio è amore, in ogni parola c'è l'amore, in ogni parola c'è Dio. Ecco perché noi, quando viviamo qualsiasi parola, alla fine siamo portati ad amare. Io penso che questa intuizione è quella che ci permette di andare avanti anche adesso. Che ci sia chiara, che non ci sia chiara, questa non è parola di Chiara, questa è parola di Gesù, è parola di Dio. E lei ci ha insegnato questo. Alla fine della vita ha detto: io vorrei lasciare una cosa sola, il Vangelo. Quindi in Chiara, che non c'è più, c'è ancora lei che ci dice: vivete il Vangelo, vivete il Vangelo. Eppure siamo in una società ormai in cui la parola sembra non avere più alcun valore, non ha alcun valore la parola scritta nei sacri testi, spesso negli stessi ambienti ecclesiali, sembra che soffermarsi su questo possa diventare elemento di noia, soprattutto per le giovani generazioni, no? Bisogna attrarre i giovani attraverso altro, bisogna fare altro, no? Quindi c'è da un lato questo grande cinismo nei confronti della parola e questa sorta anche di analfabetismo di ritorno che abbiamo, no? Non sappiamo più leggere. Allora, come il metodo comunque di Chiara ci
ci può aiutare in questo? Cioè, come potremmo esemplificare una metodologia, un percorso per cui un giovane possa essere incoraggiato ad incontrare la parola e ad incontrarla con una grazia tale come quella che Chiara ha ricevuto facendosi attraversare dalla parola di Dio? Effettivamente c'è un'inflazione di parole. Io penso che il metodo che ha instaurato Chiara può essere ancora efficace. Cioè, lei, appunto, il suo commento non è un commento molto verboso, era un racconto. Cioè, io penso che il raccontare sia ancora valido. Cioè, fare una replica non serve a niente, ma raccontare. Se io ti racconto una storia, se io ti racconto qualcosa di me, se io ti racconto qualcosa che ho vissuto, attiro l'attenzione subito, io lo vedo. Io, è una vita che insegno anch'io all'università, no? Vedo quando gli studenti cambiano da così a così. Quando è che attiro l'attenzione? Quando racconti qualcosa e cambi il tuo genere letterario, no, da professorale a esperienziale, subito attiri l'attenzione. Ora, io credo molto, appunto, perché l'ho imparato anche da lei, no? Soprattutto da lei, nel raccontare. Cioè, non è che tu devi spiegare il Vangelo, lo devi raccontare. E il racconto è sempre qualcosa che ti coinvolge personalmente. Tu devi raccontare qualcosa che ti ha toccato. Cioè, il racconto è sempre la comunicazione di un vissuto. Se tu fai capire che quella cosa lì non è una roba così storica del passato, ma è una cosa che vive adesso, io te lo racconto. Questo vale, penso, per tutte le cose, anche carismatiche, come raccontare. Non so, per Dio, io c'è il mio fondatore, Santo Eugenio, ma se no, grande quasi come San Francesco. A me è sempre piaciuto, cioè sono uno studioso anche del mio carisma, della storia del mio istituto, del mio fondatore, però a me soprattutto piace raccontarlo. L'ultimo libro che ho scritto è un racconto, un romanzo, in cui racconto di questo santo non in maniera romanzata, che non va bene, ma lo racconto, lo faccio parlare. Non sai se è uno dell'Ottocento o uno di oggi. Questo è il segreto. Allora, rendere contemporaneo quello che tu racconti. Tu non racconti la storia di San Paolo, chi ha vissuto là, ma chi se ne importa. Tu racconti qualcosa che per te è vivo, e quando lo partecipi fai sentire che è una persona viva, presente. E dice, ma tu fai entrare. Il racconto deve rendere attuale, presente, la parola. Mi risponde molto spesso, più che raccontarci delle esperienze, ci scambiamo delle opinioni, al punto tale che si arriva in alcune realtà, in alcuni gruppi, al fatto che debba vincere la democrazia, no? Votiamo. Addirittura votiamo se dobbiamo andare a messa domenica oppure no, e poi come gruppo decidiamo se farlo o no. Allora, questo livello di esperienza cozza oggi con un problema, cioè vorrei sintetizzare in una semplice battuta. La differenza tra parola e fatto. Le cose che ho letto di Chiara, parola e fatto coincidono. La parola diventa atto, la parola diventa fatto. Oggi, invece, c'è una sorta di pastorale del fare, di pastorale dell'azione, no? Che poi, a guardarci un po' attorno, non mi produca così tanto brillanti successi. Come
questa dimensione del fare può essere ricondotta a ciò che ti viene chiesto di fare e non come ad una serie di iniziative, di attività che servono soltanto per riempire provvisoriamente ed emozionalmente dei tuoi bisogni e che quindi non portano a maturare né un'appartenenza né tantomeno una conversione, anche laddove si è di fronte ad esperienze, a delle cose da fare che vengono presentate come, fra virgolette, spirituali o caritatevoli. Ma è facile, Eccellenza, non conosco le sue lettere pastorali. Ha scritto qualche lettera pastorale? Quasi mai. Messaggi. Ho letto diverse lettere pastorali di vescovi e poi ho letto, leggo da tanti anni, le lettere pastorali di un altro grande vescovo che si chiamava Paolo di Tarso, San Paolo, e in genere io trovo una grande diversità fra le lettere che pastorali, non le pastorali, le lettere, cioè tutte le lettere di San Paolo sono lettere pastorali, cioè sono lettere che lui scrive alle comunità, alle sue chiese, e le lettere che scrive, che scrivono, non so, i superiori generali, quella c'era da parte di vescovi, no? Ma voi vi siete mai chiesti che fegato che ci aveva San Paolo quando scriveva alle comunità? Racconta. C'è il diavolo che mi ha messo una spina nella carne, mi fa patire. Io ho pregato perché Dio mi liberasse dal diavolo, no? Cioè questa cosa qui, che la dica il suo confessore, per favore, non può. Immaginate che il vescovo viene qua e dice c'è il diavolo che mi sta tentando continuamente, io prego e la tentazione continua. Un vescovo che racconta in chiesa, in cattedrale, che lo scrive su una lettera pubblica, su un giornale, c'è il diavolo che mi sta tentando, ma non siamo matti. Oppure Paolo racconta il suo rapporto personale con Gesù. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Sono stato rapito in cielo e ho visto e ho sentito parole che non so ripetere. Lui sta raccontando la sua esperienza con Gesù. Ma queste cose qui mica si raccontano al padre spirituale, a un amico, non è che si scrivono e poi dico questa lettera fatela passare all'altra comunità, è un'altra comunità. Cosa vuol dire? Il metodo pastorale, questo è il metodo pastorale. Il metodo pastorale di Paolo era comunicare a tutti le sue difficoltà, le sue gioie, le sue preoccupazioni, i suoi fallimenti. Quante volte parla dei suoi fallimenti? Chi di noi ha il coraggio di raccontare i suoi fallimenti? E il suo rapporto appassionato con Gesù. Veramente si mette nel gioco. Cioè la linea pastorale di Paolo era appunto quella che dicevo prima, la narrazione. Le lettere di San Paolo sono tutte narrazioni, anche la parte teologica è una narrazione, lui sta raccontando quello che sta vivendo e in questo modo è capace di coinvolgere gli altri in un'esperienza simile. Io penso che dovremmo avere questa capacità, insomma, no? Di metterci in gioco personalmente, di tutto quello che facciamo. Io devo raccontarvi quello che vivo e quello che non vivo. E così mi aiutiamo e ci aiutiamo. Allora la pastorale diventa un coinvolgimento comune. Non è che sono io che do delle linee pastorali, no, io mi metto in gioco con voi. E vi dico io penso così, io faccio così, e qual è la vostra esperienza, cosa fate voi, come possiamo fare insieme? È una ricerca che Paolo faceva con le sue comunità, è un coinvolgimento delle persone. E
penso che il cammino pastorale è questo: coinvolgersi in una persona, cioè impegnarsi in una persona e coinvolgere nella reciprocità del dono. Io ti do una mia esperienza, tu dona la tua e vediamo che cosa viene fuori da questo. Penso che la capacità di coinvolgersi e di coinvolgere più che di dialogare, insomma, io mi devo coinvolgere, non è un dialogo il nostro, è più del dialogo. Il dialogo è l'inizio, un po' di preparare il coinvolgimento. Una sua esperienza, che anche una sua esperienza di fondatrice, che ha dato vita anche all'interno del movimento dei focolari, ha diciamo, fondato anche esperienze sociali, penso alle colonie di comunione e altro, ma sempre tutte partite dalla vita, mai nulla partito da uno studio a tavolino, eppure Chiara era una che amava molto lo studio, ma è piccola esperienza personale, io ho conosciuto il movimento dei focolari, avevo 15 anni, già frequentavo la chiesa, insomma, non è che ho incontrato io incontrando il movimento dei focolari assolutamente, però la cosa che mi colpì allora era proprio che Chiara ti invitava a vivere il Vangelo non rimaneva come qualcosa così da studiare ai margini, era proprio la vita, cioè la vita del cristiano. No, io frequentavo la parrocchia, nella parrocchia gli incontri per i giovani erano incontri nei quali scambiavano adolescenti, si parlava del rapporto tra il ragazzo e la ragazza, dei problemi. E io uscivo sempre insoddisfatta perché non andavo in parrocchia a cercare la soluzione a un problema, diciamo, psicologico. Lì ho incontrato chi mi ha parlato di Dio con le parole di Dio e mi ha invitato a sperimentare in prima persona. Penso che oggi, forse con i giovani, dobbiamo tornare a questo, cioè ritornare a trovare il modo di far sperimentare loro la vita del Vangelo, perché quello cambia, quello ti cambia inevitabilmente, non si può rimanere indifferenti quando, come Padre Fabio diceva prima, tu sperimenti che sotto ogni parola del Vangelo c'è amore e che ogni parola del Vangelo è vera. Ma una delle caratteristiche della parola di Dio chiara è che si vive insieme. Questo è il segreto. Cioè, quando lei scriveva questi foglietti, non li scriveva perché ognuno nel silenzio della sua casa o in chiesa se le leggesse del conto suo. La caratteristica della parola di vita è mettersi insieme a leggere insieme la parola e a commentarla insieme. Cioè, questa dimensione del sociale è insita fin dall'inizio dell'esperienza. Nel rifugio di cui ho parlato prima, non è che lei si prendesse il Vangelo e se lo leggesse e se lo meditasse. Lo leggeva e lo meditava insieme con le sue compagne. Era una lettura fatta insieme. Questo è caratteristico dello stile della parola di vita. La parola di vita non è un foglietto. La parola di vita non è un La parola di vita è un metodo per far nascere la comunità. La si legge insieme, si raccontano, questo è fondamentale, si raccontano i fatti che la parola suscita. Non basta meditarla la parola, non basta pregarla, occorre e non basta neanche metterla in pratica. La novità che era l'unica del suo metodo è mettere insieme i frutti della parola, i fatti della parola. Perché allora, mettendo insieme i fatti, ci confrontiamo. Ah, posso vivere così, anch'io posso vivere così, anch'io posso vivere così. Sono i fatti quelli che vanno messi in comune, non le meditazioni o i pensieri. Quelli stanno a monte.
Il merito è proprio questo, ma anche adesso si parla da tante parti, ci si riunisce in una famiglia, ci si riunisce da qualche parte e insieme 10 persone, 20 persone, amici, si legge insieme la parola di vita, si raccontano le esperienze. Questa dimensione sociale della parola è insita nell'esperienza stessa e di fatto provoca esperienza sociale. La prima cosa che fanno queste ragazze quando escono dal rifugio dopo aver letto il Vangelo è: il Vangelo ci spinge ad amare, e allora dobbiamo, la prima idea, risolvere i problemi sociali della nostra città. E la prima cosa che fanno è: vanno a trovare gli ammalati, vanno a trovare i poveri. Il primo libro che scrivono, il primo, è l'elenco di tutti i poveri della città, con l'indirizzo, chi va a trovarli, cosa li portiamo, quanti soldi abbiamo. Il primo libro è un mastrino, un indirizzario, cioè è persone. Il primo libro non è un libro di riflessione, è un indirizzario di persone da andare ad aiutare. E le persone, una volta aiutate, dicono: ma cosa posso fare io a mia volta? E in poco tempo sono già 500 le persone in questa cittadina, in periferia di Trento, che si coinvolgono non a leggere la parola di vita, ma a mettere in comune i beni. La parola di vita ha portato ai beni materiali, ai vestiti, diciamo, di guerra, agli alimenti. La parola di vita quindi si traduce in un effetto sociale, aiutare i poveri. E poi sono politici che insieme in Parlamento italiano nel 1948, che leggono insieme la parola di vita. 6, 7, 8 parlamentari. E dicono: ma si può vivere nel Parlamento? E allora piano piano nasce appunto quello che poi diventerà il movimento politico per l'unità. Quindi l'economia, la politica e poi il mondo dei mass media. E questa donna ha dato origine a tante iniziative di tipo appunto sociale, culturale. Perché? Ma non perché si è messo in testa e dice no. Ma perché la parola di Dio ti porta a vivere? Se devo vivere, devo vivere. Ed è possibile che nasca qualcosa di sociale, di ecclesiale, per il fatto che nel metodo intrinseco della parola c'è la condivisione della riflessione e dei fatti, delle esperienze di vita, dei fatti della vita. E quindi il Vangelo ha la sua incidenza sociale, politica, economica, culturale. Il Vangelo genera delle opere, il Vangelo genera degli uomini che sono socialmente impegnati. Oggi si avverte questa assenza, no? Ormai saranno almeno 30 anni che sentiamo i richiami del Papa, i richiami dei vescovi sulla creazione di una nuova generazione di cattolici impegnati. Sentiamo anche le controversie interne che ci sono al mondo cattolico, no? Partito sì, partito no, cattolici espulsi e quant'altro. In una parola, una gran confusione da un lato, dall'altro lato un bisogno che c'è nella società italiana, che è la sensibilità e l'esperienza che viene dall'essere credenti, trovi anche un suo riverbero all'interno dell'azione, tanto sociale ma anche politica. E mi viene in mente la recentissima richiesta che il Papa ha fatto anche al movimento dei popolari, no? Papa ha detto: non uomini vengono soltanto per rimuovere il bisogno e per venire incontro al bisogno, ma è come se chiedesse al movimento un passaggio ulteriore, no? Adesso dobbiamo lavorare, diceva Papa Francesco, per rimuovere le cause che portano alla nascita del bisogno. Adesso dobbiamo lavorare per destrutturare quelli che Giovanni Paolo II chiamava strutture del male, no? All'interno della società. Allora questa dinamica è una dinamica bellissima, no? Perché
chiesto sempre alla Chiesa di vivere e di essere da sempre, no? I tuoi polmoni di cui parlava Ratzinger, da un lato l'esperienza dei movimenti, quindi dall'altro l'esperienza dell'innovazione, del cambiamento, dall'altro lato quella dell'istituzione. Allora, in questo dialogo, che solitamente nelle prime fasi è un dialogo spesso cruento tra l'istituzione, tra virgolette, e il movimento docente, in questo dialogo come si svolge il percorso tra Chiara e quelli che poi andranno seguita e l'assetto, diciamo così, istituzionale, più istituzionale e gerarchico della Chiesa, e come questi due agenti, diciamo, lavorano assieme, se usano una parola semplice. Indubbiamente Chiara Lubi e il suo gruppo nascente è stato lanciato da un carisma, cioè è una parola sociologica e teologica insieme. Un carisma è un modo nuovo di vivere il Vangelo, di operare nel mondo, nella società, nella Chiesa, è un dono dello Spirito. Lo Spirito fa nuove sempre tutte le cose. All'inizio, quando è nato questo gruppo, veramente ha avuto difficoltà. Perché? Perché portava una sensibilità e un modo di vivere che non era usuale. Appunto, voi sapete che non si poteva leggere la Bibbia, allora ci voleva il permesso del vescovo quando andava bene. Chi è che aveva sempre la Bibbia in mano? I protestanti. La Bibbia c'era solo i protestanti, no? Anche adesso diciamo il Vangelo noi, la Bibbia i protestanti, come se ci fosse questa divisione. Dunque, queste ragazze sprovvedute parlano sempre del Vangelo, la parola di Dio, e quindi l'accusa è queste sono delle protestanti. Come se appunto ci fosse un appannaggio dei protestanti la parola di Dio. Ora, aiutavano i poveri, lavoravano in sociale, dicevano sempre che il loro ideale era l'unità, perché l'avevano letta nel Vangelo, nell'ultima preghiera di Gesù, nel periodo 17 di Giovanni, Gesù parla dell'unità, l'unità, l'unità, i poveri, l'unità. L'unità è il giornale dei comunisti, i poveri sono i comunisti, vanno con i poveri, e allora li chiamavano dei comunisti. Cioè, aiutare i poveri e vivere per l'unità era sinonimo di essere comunisti, protestanti e comunisti. Ecco. E invece non chiaro, si è capito che qui andavano al cuore del Vangelo, non alla superficie, al cuore del Vangelo. E allora il dialogo con la Chiesa è stato molto ricco, primo con il Vescovo di Trento. Il Vescovo di Trento ha chiesto di investigare questo nuovo gruppo e ha mandato quello che era più contrario a quel gruppo. Ha scelto il parroco del Duomo, che era contrarissimo a questo gruppo, e ha detto, tu fai l'indagine. E questo si è convertito. E il vescovo è stato il primo estremo difensore, ha proposto a tutta la Chiesa italiana questa nuova cosa che era nata nella sua diocesi. Poi c'è stato un periodo lungo di investigazione da parte della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, che ha deciso di sciogliere questo gruppo, perché è un gruppo eversivo. Il Sant'Uffizio, il Vaticano, prende su di sé l'inchiesta e quindi la CEI non può condannarlo perché non è più di sua competenza. E l'investigazione, quella che adesso si chiama la dottrina della fede, cioè il Sant'Uffizio, è stato molto duro. E per molti anni c'è stata una sospensione, andiamo avanti. E finalmente Giovanni XXIII nel 1962 dà la prima approvazione. Ma appunto da parte di Chiara c'è sempre stata una docilità incredibile, una fede nella Chiesa. Perché diceva, qui c'è lo Spirito Santo, lei era convinta di essere guidata dallo Spirito Santo. Ma nel vescovo del Papa c'è lo Spirito Santo, è lo stesso. Quindi lo Spirito Santo qui e lì non può dire cose diverse.
sarà difficile parlare, capirsi, ma alla fine lo Spirito Santo dirà la stessa cosa qui e lì, perché non c'è questa diversità fra carisma e istituzione, tra chiesa gerarchica e chiesa carismatica, non può esserci. Quindi questa fede è importante, no? Per dire come è stato il cammino, fino al punto in cui poi Giovanni Paolo II ha preso accanto a sé Chiara come una co leader della Chiesa. Riguardo ai laici, era delle mie idee, ma forse non è il momento di dirle, ma comunque è strano parlare dei laici, scusatemi, ma è molto strano. In quest'aula siamo, mi pare, almeno 1, 2, 3, vedo 4 preti, 5, forse 5. Dobbiamo parlare dei laici. No, scusate, voi siete. Qui è la Chiesa. La Chiesa, questo. Con qualche piccola eccezione. Noi siamo noi a casa, ma qui siamo noi, non è che siete voi. La Chiesa è questa. Parlate di preti, non parlate di laici. Cioè, che portavate la Chiesa? Chi è il popolo di Dio? Il popolo di Dio. Io sono un popolo di Dio come voi, insieme siamo un popolo di Dio, il vescovo è un popolo di Dio come voi. Cioè questa storia dei laici, secondo me, è ancora una categoria che non funziona. Noi siamo l'unico popolo di Dio che ha in consegna la parola di Dio, l'Eucaristia. Tutte queste cose Gesù le ha affidate al suo popolo, alla sua Chiesa, le portiamo avanti in solito. Nella Chiesa sono alcune piccole eccezioni, alcune. Che ha un compito particolare. Ma non è che facciamo di centro questi piccoli alcuni e gli altri sono i laici. Tutto il contrario. Qui c'è la Chiesa e noi siamo un piccolo gruppo. Così. Non chiamatevi laici, chiamatevi cristiani, popolo di Dio. All'interno del popolo di Dio, all'interno dei cristiani, sono dei cristiani che si chiamano preti. Ecco, questo è il contrario. È il contrario, scusate, è il contrario. Non funziona così. Tutti siamo solidali, corresponsabili della parola di Dio, dei sacramenti, dell'evangelizzazione, dell'impegno sociale, politico, economico, che il Vangelo ci obbliga.